Mi chiamo Pietro Gabrielli, ho fatto vita missionaria fin da giovane, sono stato ordinato in Bogotà, Colombia, e nel 62 sono in America dal 1958, sono oriundo da Pove del Grappa, una parrocchia civile vicino, prossima a Bassano, all'entrata della Valsugana. Da quando ho avuto successore come vescovo di questa missione del Vicariato Apostolico de Mendes, ho scelto questa zona di frontiera un po' sganciata dal mondo per continuare la mia vita missionaria, desidero proporre alla gente gli elementi fondamentali della fede perché possono raggiungere la gioia di credere in Dio, di essere come sempre io sono stato fin da bambino, grazie ai miei genitori, all'ambiente di fede che ho vissuto, che mi ha accolto. All'ultimo capote! Vai a per acá usted. Questa è la mia vita. Ora come missionario ho percorso tutti i paesetti, tutti i villaggi, tutte, anche quasi tutte le famiglie, per cui sì, posso dire che sono conosciuto, che sono anche amato, e a volte mi tollerano anche quello che a volte uno fa senza essere molto rispettuoso della gente, delle persone. Sì, chi fa e sta con la gente è compreso, credo, e amato in verità ed anche rispettato. Bene, le attività con i ragazzi, con i bambini, con i giovani è un'attività fondamentale. Io sono convinto che se noi educhiamo alla fede, all'universalità, alla fraternità, alla solidarietà, prepariamo gli elementi per una società migliore. Questa convinzione, lungo tutti questi anni, mi ha portato a dedicarmi in pieno, personalmente o con i miei collaboratori, come in questo caso Luis Salazar e David Tellio, dedicarmi ai bambini. Chi semina a tempo in cuori teneri, semplici, aperti, credo che facciamo un bene efficace e duraturo. Ci saranno momenti critici nella vita, però quello che si sembra nell'infanzia, nella gioventù, credo che presto o tardi produrrà frutto. Questa convinzione, come salesiano, come missionario, come sacerdote, mi ha accompagnato tutta la vita.